Questa è la Jeep Compass, nuova motorizzazione ibrida ma stessa ricetta di successo e in questo video cercheremo di capire se conviene sceglierla proprio in questa motorizzazione ibrida. L'esemplare della nostra prova è in allestimento S, quello top di gamma e più sportivo, che si riconosce per alcuni dettagli appunto più sportiveggianti, come ad esempio i paraurti interamente verniciati in colore carrozzeria, così come sono verniciati anche i passaruota. Ulteriori dettagli, in questo caso neri, rendono più sportiva la vettura, come le 7 feritoie sulla calandra e nella parte bassa del paraurti. Sono neri anche i cerchi in lega, da 19 pollici, la dimensione più grande a listino, e poi anche il tetto a contrasto con la carrozzeria. Questa motorizzazione ibrida all'esterno non si riconosce per alcuni dettagli specifici se non per la scritta e-torque sul portellone posteriore. Al lato opposto del portellone una S identifica questo allestimento. E a proposito di allestimenti, li troverete tutti sul sito drivekey.it per avere accesso al listino completo e a tutte le offerte disponibili in questo momento. Cliccate direttamente sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per scoprire questo e anche molto di più, comprese ovviamente le dotazioni di singoli allestimenti e la possibilità di confrontarli gli uni agli altri sul sito drivekey.it. Gli interni della versione ibrida non cambiano rispetto alle altre Compass e abbiamo all'interno la stessa cura per quel che riguarda i rivestimenti e anche gli assemblaggi, che sono davvero molto ben fatti. L'abitacolo è spazioso, del resto il modulo elettrico abbinato al motore a benzina non toglie spazio all'interno. È una batteria veramente molto compatta che sta sotto il tunnel centrale. Questo permette di avere tanto spazio sia in abitacolo che nel vano bagagli. Tipici invece della motorizzazione ibrida sono alcuni sottomenu disponibili sulla strumentazione e anche sul sistema di infotainment, tramite i quali sarà possibile visualizzare il funzionamento del sistema ibrido, i dati di consumo e anche il momento in cui subentra la modalità di marcia soltanto in elettrico. Particolarmente ricchi i sottomenu nel sistema di infotainment, che permettono di suddividere anche i chilometri percorsi in elettrico da quelli percorsi a benzina. Ma adesso è il momento di andare su strada. Come dicevamo in apertura, questa motorizzazione è una novità, si tratta di un 1500 dotato di un piccolo motore elettrico che permette di avere circa 15 kW di potenza, ossia indicativamente una ventina di cavalli se li trasformiamo in cavalli vapore, ma in realtà sarà molto interessante questo test perché pochi mesi fa abbiamo testato la 1600 turbo diesel, un motore, il multijet già conosciutissimo, che questo 1500 punta a non far rimpiangere nel momento in cui magari in futuro verrà rimosso dal listino, se questo verrà, vedremo che cosa deciderà Jeep in merito, però sarà interessante andare a vedere quali sono le doti di efficienza di questo propulsore e metterla a confronto con il diesel in modo tale da capire se può convenire selezionare questo al posto invece del classico dieselone vecchia maniera, diciamo così, anche se per realtà sono motorizzazioni molto interessanti ancora adesso e l'abbiamo già detto diverse volte durante i test drive, soprattutto per un certo tipo di clientela. Di recente abbiamo pubblicato il test drive di Jeep Renegade con la stessa motorizzazione e quindi qua ritroverete poi, se avete visto quel test drive, tutti gli elementi fondamentali di quel sistema di propulsione. Quindi abbiamo un motore 1500 a benzina, 4 cilindri, dotato tra l'altro di una turbina e dotato anche di un ciclo di combustione cosiddetto Atkinson, quindi con le valvole di espirazione che vengono ritardate nella chiusura in modo tale da avere una combustione quanto più completa possibile. Molto lunga la corsa del pistone in modo tale da avere l'efficienza al massimo e avere un'efficienza appunto molto simile a quella del diesel. Poi in realtà, se andiamo a richiamare un classico paragone che può essere fatto tra il diesel e il benzina, sia quello dell'efficienza. Il cambio è un 7 rapporti, come abbiamo visto su Renegade, un doppia frizione. Vado subito sul gas, ritarda un pochettino nella risposta quando c'è la spinta, però questo 1500 turbo benzina ha tutto il tiro che serve per poter avere prestazioni interessanti, soprattutto alle basse e medie velocità. Del resto, se guardate la scheda tecnica sul nostro sito, noterete che lo 0-100 viene sbrigato in 9 secondi circa, contro circa gli 11 del motore appunto 1600 turbo diesel, che tra l'altro ha più o meno la stessa potenza, siamo a 120 cavalli contro i 130 di questa motorizzazione, quindi un divario importante. Dove semmai il motore, questo 1500 turbo benzina ibrido, mostra un pochettino la corda è nella ripresa alle alte velocità. Ad esempio, quando devo fare un sorpasso tra i 100 e i 130 orari, allora vado a richiedere tutta la potenza. In quel caso, secondo me, manca un po' di spinta. Questa motorizzazione è una motorizzazione di tipo full hybrid, ossia vuol dire che alle basse velocità l'automobile, in base ovviamente alle condizioni di marcia, alle condizioni di carica della batteria, può viaggiare in modalità soltanto elettrica. Ad esempio, in questo caso vado a rilasciare il gas e la
motorizzazione a benzina si spegne, andando quindi a lasciare spazio soltanto al motore elettrico. Si tratta di un motore elettrico che può lavorare sia dallo stop fino a circa 30-40 orari, ma può anche lavorare a velocità superiori. Ad esempio a 80-90 orari vi trovate su una strada statale, allora rilasciate il gas e potete mantenere quell'andatura tra gli 80 e 90 all'ora con il motore elettrico. Ma la batteria non è poi così grande come avviene in realtà su altre vetture, ad esempio della concorrenza, penso a Toyota, penso a Honda, penso ancora a Renault sull'Arcana, su questo segmento intorno a queste dimensioni. In quel caso la batteria è di maggiori dimensioni, quindi possiamo avere anche un'autonomia, diciamo così, in elettrico maggiore. In questo caso invece hanno optato per una batteria più leggera, più piccola, che non toglie spazio in abitacolo e ne lascia in effetti tanto, come abbiamo visto, ma comunque va a ridurre l'autonomia soltanto in elettrico. Il punto di forza di questa motorizzazione quindi è avere i due sistemi, quello elettrico e quello a benzina, che lavorano insieme nel modo migliore e più efficiente possibile per portare elettricità a tutti i sistemi di bordo, penso alla radio, al climatizzatore, a tutti i sistemi elettrici presenti a bordo, ma anche proprio per garantire l'efficienza complessiva migliore, e in questo caso effettivamente questo motore riesce ad essere anche più efficiente del diesel. In particolare la maggiore efficienza si nota soprattutto in città, infatti alle basse velocità, potendo usare il motore elettrico, riesco ad abbassare i consumi generali, e poi la vettura nelle decelerazioni recupera parte dell'energia proprio tramite la frenata rigenerativa e va a riutilizzare quell'energia nelle riaccensioni e nelle ripartenze. Tutto questo, come vi dicevo, va a vantaggio dell'efficienza complessiva. In che cosa si traduce poi tutto questo? Beh, si traduce in consumi in città di circa 12-13 km con un litro di carburante contro gli 11 personalmente da me registrati con il 1.6 turbo diesel. Vi ricordo che si tratta di consumi rilevati sempre nelle stesse condizioni e sempre sugli stessi percorsi, quindi assolutamente paragonabili. Per quel che riguarda invece l'utilizzo fuori dall'ambito urbano, siamo tranquillamente sui 20 km con un litro di carburante, mentre in autostrada qui il diesel la spunta, perché effettivamente il diesel riuscì a percorrere 15 km con un litro nel nostro test, invece in questo caso ci siamo fermati a 14 con un litro. Questo dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che il diesel può andare molto bene per chi fa tanti chilometri, soprattutto in autostrada. In altri ambiti invece non è più efficiente di queste motorizzazioni a gasolio, quantomeno in questo caso, nel caso della Jeep, perché poi in effetti su altre motorizzazioni si nota che effettivamente ancora riesce ad avere qualche cosa in più. Quindi è sempre giusto provare le motorizzazioni e capire in quali ambiti si comportano meglio e come poi reagiscono e come rispondono alle varie necessità degli automobilisti, senza andare poi a fissarsi su dei preconcetti di superiorità di una motorizzazione rispetto ad un'altra. E tra l'altro, se poi andiamo proprio a vedere, quel chilometro al litro in più di differenza del diesel rispetto a questa motorizzazione non penso che possa fare tutta questa differenza. Sì, lo può fare sull'enorme chilometraggio, ma in un utilizzo normale probabilmente non sentirete una differenza per quel che riguarda poi i costi di gestione. Quindi nel complesso, per quel che mi riguarda, motorizzazione assolutamente promossa, già promossa su Renegade. Qua c'è un pochettino più di peso, maggiore potenza avrebbe sicuramente aiutato, ma qui tra l'altro abbiamo anche una differenza legata alla tecnologia, che è anche una grande novità che ho avuto modo di provare su questa Jeep e che l'ultima volta non era proprio disponibile. Mi riferisco ovviamente ai sistemi ADAS. Ora la Jeep Compass è dotata di un sistema di guida semiautonoma di livello 2 avanzato, vuol dire che tramite la pressione di un tasto sul volante posso dire alla vettura di mantenersi al centro della corsia, e questa funzione mi permette a questo punto di viaggiare in autostrada per centinaia di chilometri riducendo al minimo lo stress. Il cruise control adattivo va a regolare la velocità in base al traffico che precede e la vettura poi si mantiene al centro della corsia, in modo tale appunto da evitare allontanamenti dalla corsia e ridurre quindi, come dicevo, lo stress. Insomma, dal punto di vista tecnologico abbiamo una vettura ben dotata, funziona bene, e in questo caso ho anche poi avuto una sensazione di minore invasività del sistema di mantenimento attivo della corsia. Durante il test drive precedente della Compass notai appunto questo fastidio, ero sempre costretto a disabilitare il sistema di mantenimento attivo della corsia, cosa che ho fatto anche in questo caso, perché effettivamente ancora è da tarare meglio, ma comunque non è stato così invasivo come l'ultima volta. Non so se è dato da una differenza di hardware proprio presente, dato dalla presenza di questo nuovo sistema di guida semiautonoma più avanzato, oppure se nel frattempo hanno migliorato il software, questo non ve lo so dire, ma queste sono state le mie sensazioni. A questo punto non mi resta altro che invitarvi a farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Ciao a tutti!